Come si svilupperà questa nuova iniziativa e quali sono gli elementi di novità rispetto alle altre strutture in zona? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Abbiamo avuto questa idea, ho avuto questa idea già ad agosto scorso, l'ho proposta al sindaco e all'amministrazione che hanno subito all'interno delle luci dell'Irno, è stata subito, diciamo, un'iniziativa ben vista anche perché l'amministrazione di fatto non entra nelle spese del Christmas Paradise e quindi è un investimento privato di due associazioni baronissesi che hanno voluto investire sul territorio. Christmas Paradise è in realtà la pista di pattinaggio in ghiaccio vero, quindi non ghiaccio sintetico, l'unica sicuramente nella Valle dell'Irno, ma come ho potuto anche affermare prima nella conferenza stampa, se puntassimo un compasso al centro, il fulcro in Baronissi e lo aprissimo di 50 km di raggio, noi avremmo veramente l'unica pista di pattinaggio in ghiaccio vero con una tendrostruttura di 350 metri quadrati e che allaccerebbe poi tutta l'Arba Sirpinia, l'Agro Nocerino, una parte del Vesuviano, cioè bisogna andare verso Portici, Pomigliano d'Arco per trovare qualche altra pista di pattinaggio in ghiaccio vero e quindi anche nel Cilento. Cioè, noi veramente abbiamo creato con queste due associazioni, l'associazione Incontriamoci, l'associazione Sorapis, che è poi quella là che ha fatto il vero lavoro, il lavoro sporco, tra virgolette, della pista e delle tendrostrutture, per portare questo grande evento per Baronissi, che per l'amministrazione comunale resta un fiore all'occhiello. Appunto un evento importante, ma che sarà accompagnato anche da stand enogastronomici. Sì, infatti l'associazione Incontriamoci invece è l'associazione che si è occupata di tutto l'aspetto enogastronomico, quindi sono stati chiamati diversi commercianti, alcuni anche di Baronissi. Avremmo voluto di più commercianti di Baronissi, sono stati contattati naturalmente, però vengono un po' da tutta la Valle dell'Irno, quindi comunque copriamo il nostro territorio alla grande, e quindi avremo pizzerie, paninoteche, friggitorie di dolciumi e poi ci saranno anche stand, il bar, il chiosco bar, ci saranno anche stand che non sono prettamente enogastronomici, ma sono commerciali, perché in realtà Christmas Paradise, oltre a una pista di pattinaggio, è un vero villaggio, quindi lo consideriamo un villaggio. Infatti, al cui interno ci sono gonfiabili per bambini, ci saranno musiche, spettacoli, giochi, tomboloni, insomma, tombolate grandi, insomma, in questo senso. Quindi, una cosa che parte da sabato 22 novembre e termina l'11 gennaio, quindi sono quasi 2 mesi di continua apertura del villaggio. Parlavamo di prezzi, per la pista di pattinaggio risultano prezzi molto più concorrenziali, molto più bassi rispetto ad altre strutture in Italia, in regione. Sì, da uno studio che abbiamo fatto anche noi dell'amministrazione, io personalmente ho visto che i prezzi italiani mediamente siamo tra i 7 e gli 8 euro per un'ora di pattinaggio. Invece l'associazione Sorapis ha pensato bene di abbassare questo tipo di, cioè questo, abbassare effettivamente i prezzi dell'ingresso. Per 5 euro un adulto può entrare per la pista di pattinaggio e fare un bambino. Parte dai 2,50 euro, poi dipende dalle fasce orarie, naturalmente la mattina tipo 2,50 euro, la sera siamo intorno ai 3,50 euro, 4 euro, quindi comunque sono prezzi modici. Poi sono stati realizzati degli abbonamenti, un carnet di 10 entrate, che posso già dire, perché i ragazzi me l'hanno detto stamattina, stiamo parlando di un bambino per 10 entrate 32 euro, quindi praticamente stiamo parlando di una, in qualsiasi orario, in qualsiasi giorno, che sia festivo, che sia prefestivo, orario di punta, non orario di punta, è un prezzo veramente vantaggioso.